Salve ragazzi, questa volta non ho tipologia di video, cercherò di essere relativamente breve e soprattutto cercherò di essere costante. Allora, il nuovo tipo di video che vi vado a proporre, non che sia nuovo ovviamente sul web, ma nuovo nel mio canale, è quello con scadenza mensile su 5 prodotti che possono essere promossi, bocciati, prima impressione, insomma 5 prodotti di cui mi fa piacere parlarvi, con 5 categorie diverse, quindi capelli, unghie, viso, casa, qui infatti ci tengo a farvi anche questo video sulla casa, e make-up. Quindi iniziamo subito. Il più facile ovviamente da nominarvi non può essere che lo smalto bene costa nella categoria unghie. In particolare vi volevo nominare questo qui, Tender Kiss, che è quello che vedete addosso. Diciamo che io gli smalti Benecos li utilizzo tantissimo, lo sapete, ne ho anche diversi a casa. Questo è il tester che ho in negozio e penso che comunque lo prenderò, lo acquisterò perché oggettivamente ero un pochino scettica nei confronti di questo colore perché non so se riuscite a vederle, ma pubblicherò anche la foto su Instagram. Ha delle micro perlescenze e oggettivamente mi spaventava un po', poi l'avevo messo una volta ma avevo le unghie corte, devo dire che con le unghie leggermente più lunghe, io non posso portare le unghie perché non mi piace truccando, comunque facendo appunto anche le cose in bioprofumeria, tenerle troppo lunghe, poi si spezzano, se sono troppo lunghe anche prendo i pacchi. E appunto, devo dire che comunque con l'unghia leggermente più lunga sta benissimo. Le micro perlescenze non disturbano affatto, anzi, secondo me conferiscono quell'aria un pochino più elegante alla mano che non disdegno affatto. E tra l'altro un evergreen, nel senso che sia d'estate che d'inverno è fantastico. Questo anche sulla mano abbronzata è bellissimo. E vabbè, tutti i prodotti che vi farò vedere in questa rubrica saranno con inci verde, buoninci, comunque selezionati. Però devo dire che da quando utilizzo smalti senza formaldeide, quindi non bio, però sto attenta agli inci, devo dire che le unghie sono decisamente più dure come si sente e anche molto più crescono molto più in fretta. L'unica perplessità nei confronti appunto di questo colore che è appunto Tender Kiss era rispetto all'uniformità della stesura dello smalto, però devo dire che con due passate è abbastanza uniforme e non fa una piega, mentre addirittura con gli scuri quelli Benecos sono fantastici, anche soltanto con una passata rimangono lì. Poi, altra categoria, capelli. Allora, questo era scritto, insomma, sapete che sto utilizzando anche la gelatina, però inizio a parlarvi dello shampoo che forse ancora non vi ho nominato. Io l'ho presa all'Ennea, volevo provare a vedere se mi dava qualche riflesso un pochino più rosso. Devo dire che da quando utilizzo questi trattamenti, io ho lo shampoo all'Ennea, la gelatina rossa e la gelatina, quindi la gelatina all'Ennea e la gelatina all'indigo. Devo dire che comunque molte di voi, sia molte clienti, ma insomma anche altre amiche, si sono accorte di un colore un po' diverso sui miei capelli. Non sto facendo l'Ennea, al massimo faccio soltanto un po' di Amla e faccio gli impacchi anche con le gelatine e l'Amla, quindi magari poi di questo ve ne parlo con calma. E quindi questo shampoo ha contribuito, insomma, a ravvivare un pochino il colore dei miei capelli. Sono 250 ml di prodotto per un PAO di 12 mesi, solide certificazioni, vegan ok, eccetera, eccetera. Il marchio Phytophilos, qualora non l'avessi ancora detto, tra l'altro made in Italy, marchio romano, quindi orienta a chilometro zero. Io ne ho usato pochissimo, l'ho utilizzato, anzi, una volta l'ho utilizzato la mia parrucchiera, mi sono andata a tagliare i capelli e ho portato il mio shampoo, un'altra volta invece l'ho provato io, non vi dico in che condizioni, però comunque l'ho diluito, sia lei che io l'abbiamo diluito e fa anche molta schiuma e devo dire che mi è piaciuto tantissimo. L'odore forse non è tra i più gradevoli perché comunque è un odore un pochino erbaceo, però questa è la consistenza. Però insomma poi svanisce, io sopra poi metto il solito balsamo, quindi comunque mi piace. Lava sicuramente non adatto a tutti i capelli perché per le cuti molto grasse o per chi fa degli impacchi molto grassi come me talvolta, sicuramente non è idoneo perché non sgrassa abbastanza, però fa il suo lavoro di riflessante.
Poi un prodotto appunto skincare invece è questo qui, anche questo ve lo faccio vedere appunto in versione tester, questo l'abbiamo testerizzato noi perché volevo provarlo essendo appunto una scommessa. Io appena arrivata mi sono fatto il mio solito tubettino, quindi me lo sono iniziato a provare a casa, devo dire mi piaceva, ho detto vediamo anche cosa dicono le clienti, quindi nelle prove trucco ci strucchiamo con questo, si struccano con questo perché è per viso e occhi. Dice per pelli mature, però in realtà è perché non secca la pelle. È della linea Immortelle che fa anche il siero effetto tensore. Un prodotto appunto targato Sobbio, a cui io onestamente non davo grande fiducia, forse solo per il fatto che non riportava scritto acqua micellare, perché poi in tutto e per tutto è un'acqua micellare, nel senso che la tipologia di prodotto è appunto quello acquosa. Ovviamente io dopo comunque mi risciacquo il viso e utilizzo un tonico, qualora questo sia il primo passo della routine serale, e se invece magari mi devo soltanto ritruccare, ovviamente non faccio tutto il resto. Però mi piace molto, strucca con facilità, ovviamente come al solito il waterproof io lo levo con un bifasico o con l'olio di cocco, però questo insomma fa il suo. Tra l'altro costa anche di meno delle acque micellari, e anche perché ovviamente sono 250 ml rispetto alle acque che sono praticamente il doppio. Però comunque se volete testare la consistenza acquosa, quindi un pochino più leggera, e non volete spendere né prendere quei grandi formati, pensate seriamente a un prodotto del genere, perché comunque è sicuramente un buon affare. Poi, altro prodotto, questa volta di make-up. Allora, questo è la base il primer di Color Caramel. Devo dire che sicuramente non è quello più famoso, nel senso che il più famoso è l'Avant Premiere, però io in questo momento avevo necessità di qualcosa di un pochino più idratante, ed effettivamente questo promette idratazione e luminosità, quindi è un idratante e illuminante. Allora, che dirvi? Intanto che la confezione è da 50 ml contro, se non erro, quella dell'Avant Premiere e dei fondi che è da 30, quindi un pochino più grande. Io ovviamente sotto i fondi metto sempre la mia crema, sia sotto fondi che BB cream, lo sapete, metto sempre una crema che può essere più o meno idratante a seconda poi dell'idratazione che va ad aggiungere il fondo che vado ad utilizzare. Però in questo periodo dove gli sbalzi dermici sono abbastanza forti, e anche tra il vento, il freddo, i cambiamenti di temperatura, la mia pelle ne sta risentendo. Devo dire che provando appunto questo, rispolverando anche questo prodotto, devo dire che la pelle ha sicuramente subito un miglioramento. Ora, è oggettivo che con un primer la pelle comunque è un pochino più protetta, comunque andando ad aggiungere un prodotto. Io non lo utilizzo tutti i giorni, lo utilizzo quando la mattina già mi rendo conto che la pelle la sento un pochino più delicata, e lo utilizzo soprattutto perché questo ha una cosa fantastica, cioè rinfresca proprio. Quindi si sente, cioè quando poi voi lo andate a stendere, anche ora che lo stendo sulla mano, sentite un effetto fresco, leggerissimo ovviamente, su una mano ancora più leggero rispetto a quello che poi sentite magari sulle guance, però la pelle anche toccandola rimane sempre fresca. Lo fa anche il fondotinta in generale della Couleur Caramel, però questo enfatizza di più, e con il tempo, per quanto non è più fresco come agli inizi, come appena applicato, devo dire che effettivamente rimane con questa sensazione fresca sulle guance, soprattutto al tatto, e mi piace molto perché mi evita quell'effetto tra virgolette fuoco che a volte mi dà diciamo comunque lo sbalzo di temperatura, quindi è un'ulteriore protezione. Ripeto, io comunque tutti i giorni non lo utilizzo mai, non utilizzo nessun primer, neanche bio, tutti i giorni, e non raccomando comunque di farlo, anche se questi sono poi anche curativi, insomma c'è tutto un mondo dietro. L'altra cosa che vi dico, vi segnalo, ma ripeto, non è il motivo per cui l'ho scelta, è che ovviamente il trucco non è che dura di più, ma dura per più tempo in compatto, quindi a livello visivo il trucco rimane compatto per più tempo, e ovviamente si estende meglio, nel senso che se andate a mettere un prodotto
idratante sotto il fondotinta, ovviamente il fondotinta si stende meglio. Poi, ultimo prodotto è questo qui, di questo me ne avevo già parlato, ve lo volevo avvicinare perché è incredibile, ce n'è ancora. Ripeto, io l'unica cosa che faccio ogni tanto è girare, e lo dicono anche appunto, ci sia scritto anche nelle istruzioni, un pochino lo agito così e giro appunto i bastoncini come avete visto. Ce n'è ancora, profumo ancora, li rigiro e profumo ancora, quindi questo veramente... Sono 2 mesi perché c'era anche a Natale, perché ne abbiamo venduti un sacco a Natale, quindi sono 3 mesi che sta qui e il profumo si sente ancora. A volte magari diminuisce un po', però c'è. Di che cosa sto parlando? Del profumatore ambienti di Biofficina Toscana, in particolare nella sinergia purificante. Hanno detto anche grandi cose su altri profumi che io invece non ho sentito, poi adesso sto utilizzando anche altri prodotti, quindi non voglio mettere troppi odori in giro, però comunque assolutamente segnalato, è assolutamente un prodotto veramente ben pensato e non potevo non iniziare, la rubrica casa con questo prodotto. Riesce a comunque mantenere, l'effetto, tra virgolette, pulito, quindi aria fresca. Anche in ambienti abbastanza grandi, anche con persone numerose, quindi noi più o meno sono una quarantina quasi di metri quadri, 36, 38, a volte siamo anche in tanti e devo dire che comunque questo fa la sua figura. Detto ciò, come al solito, se avete domande, se vi piace la rubrica, se fate dei video simili e magari me ne volete far vedere, scrivetemelo. E se appunto c'è qualcosa che non ho detto e sono andato troppo veloce, chiedete pure. Ciao ragazze!